Ci avete reso schiavi! Questo ci avete reso! Noi siamo qua per lavorare! Perché abbiamo cura del malato! Perché se abbiamo qualche cosa ritornavo bene, ritornano bene pure loro! Come abbiamo fatto per tre pepe? Qua, questo è il posto vostro, qua c'è sta il timbro, della tua. Questo è il timbro, vedi che timbrano tutti qua. Sì, a me già dispiace che lei come direttore sanitario di turno non lo sappia. Allora sì, è cambiato l'appalto della mensa. I lavoratori sono rimasti davanti il posto di lavoro perché in realtà non sono stati assorbiti formalmente. È arrivata nuova gente a lavorare presso l'ospedale. Volevamo sapere se questa gente era stata comunicata, se l'ospedale è responsabile dell'entrata di nuove persone anche a guidare i vostri mezzi, se i mezzi sono coperti da assicurazione e perché il servizio si è come dire, riversato sulle persone che sono ricoverate in reparto. Naturalmente so già che lei non mi potrà rispondere a queste domande, però noi siamo qui. Quello che le posso dire è di fare tutto per evitare il disservizio. Allora io già la ringrazio per dirmi questo, se lei può programmare già un incontro tra una delegazione. Perfetto, io mi ero presentata prima, pensavo che la signora che mi presentava gliel'avesse detto. No, guardi, ok. Il centralino non c'entra niente. Ok, quindi le spiego, io sono Maricetta Tirrito e sono il presidente del laboratorio per la tutela. Maricetta Tirrito con la T di Torino e sono il presidente del laboratorio Una Donna per la tutela dei diritti dei deboli. I lavoratori e alcuni pazienti si sono rivolti a noi già stamattina, quindi c'è una situazione di crisi reale. Non so se domani sa che c'è una manifestazione molto grande già organizzata dai lavoratori qui davanti all'ospedale. Noi vorremmo avere un dialogo diretto con l'ospedale, con l'amministrazione dell'ospedale, per evitare ogni tipo di conseguenza di questo stato dei fatti. Anche perché abbiamo già rilevato, mi perdoni, finisco e poi mi dice, abbiamo già rilevato tutta una serie di responsabilità dirette dell'ospedale che dovrebbe un attimo vigilare su quello che succede verso i reparti e nelle strade interne. Ok, senta, il problema, allora, fino adesso a me non mi è stato segnalato nessun disservizio che interessi direttamente i malati. Per quanto riguarda, però, se lei mi dice che ha avuto delle segnalazioni, sì, saranno sicuramente state. Allora, per quanto riguarda gli aspetti relativi al cambio dell'appalto, ai contratti e via dicendo, io sinceramente voglio dire non ho non saprei oggi dove andarle a prendere niente e non sono io la sua controparte. No, no, ma io guardi, io la capisco perfettamente, però volevo che l'amministrazione che oggi purtroppo mi dispiace per lei è rappresentata da lei fosse al corrente del fatto che ci sono persone che molto probabilmente, comprendo da quello che lei mi dice, non sono state segnalate all'ospedale, che stanno girando per l'ospedale a consegnare pasti con i vostri mezzi, e a questo punto ci chiediamo se sono autorizzati a fare questo, se hanno tutte le discipline, anche HCCP, autorizzazioni a portare i mezzi, cioè tutta una serie di cose, perché sono persone assolutamente ex novo all'interno degli organismi ospedalieri. Capisce che le voglio dire? Okay. Voglio dire, è stato un cambio, io non ho seguito perché mi occupo in un altro settore, sì, e quando rispondo sono di guardia, mi occupo di situazioni relative a urgenze che riguardano i malati o di tipo organizzativo, sì, nel senso che
sulle gambe operatorie, sulle cose, gli accertamenti in corte, tutte queste cose qua. Sinceramente io il contratto non mi so dire quali sono le differenze, perché oltretutto se ne occupa anche un altro settore che oggi non è reperibile, che voglio dire invece domani sarà disposto, anzi insomma dovrà darmi tutte le spiegazioni possibili e immaginabili. Quindi io credo che no, no, io guardi, sicuramente non mi aspettavo che lei avesse una bacchetta magica e risolvesse il problema, semplicemente mi premeva comprendere se l'amministrazione era informata di quello che stava succedendo al suo interno. Non so se è informata, però domani ci sta il settore igiene, soprattutto c'è il settore provveditorato. Mi perdoni, ma è un caso che questo avvenga di domenica, quando tutto l'apparato che dovrebbe vigilare non c'è? Oppure sarebbe stato più corretto da parte dell'amministrazione, avendo un cambio di questa importanza che si arriva anche sulla salute delle persone che sono ricoverate, perché io le ricordo che all'interno delle vostre cucine non a norma avviene anche lo sporzionamento, quindi magari fatto da persone non idonee, in quanto per la prima volta all'interno dell'ospedale sarebbe un problema. Sì, e infatti mi chiedevo, visto che non hanno fatto lavorare i lavoratori che da sempre gestiscono questo servizio, che si sono ritrovati lasciati fuori dalla porta, abbiamo contezza di chi sta lavorando e chi sta toccando il cibo delle persone ricoverate in questo momento? Avete avuto la premura di accertarvi che le persone che venivano messe al posto dei lavoratori fossero persone idonee? C'è tutto un settore competente che però non afferisce a me. Sì, sì, no, questo io l'ho capito. Ma la mia domanda è, visto che mi immagino che è un'amministrazione così attenta, sappia che un appalto scade di domenica e rinizia di domenica, mi stupisce che non ci sia quantomeno un servizio di controllo che l'appalto venga gestito in maniera corretta. Essendo una cosa importantissima quella del vitto, o no? Sì, ho capito, però voglio dire... mi informerò, sentirò quali sono le problematiche che stanno venendo fuori. Le dico, per tutti gli aspetti contrattuali io non le posso dare nessuna risposta. A me mi interessa, voglio dire, che il cibo arrivi ai malati. A noi guardi, altrettanto di lei ci interessa che il cibo arrivi ai malati, ma arrivi in maniera sana, igienica e gestita nelle maniere opportune, dato che sicuramente tratterete particolari patologie. Qualcosa, perché qualcosa ci dice, ma per, guardi, perché qualcosa ci dice che c'è qualcosa che non va, visto che all'improvviso i lavoratori sono lasciati fuori dalla porta senza nessuna comunicazione, a lavorare al posto loro, sui mezzi loro e dentro il loro posto di lavoro c'è altra gente sconosciuta all'ospedale. Qualcosa ci dice che c'è qualcosa che non va. Capisce? Quindi ci aspettiamo da un'amministrazione importante come il San Camillo che vigilasse su questo. Ok. Perché voglio dire, io ho i miei sensori che vigileranno su questo e li attiverò immediatamente. La ringrazio. Guardi, ci vedremo domani mattina sicuramente, perché... Allora, perfetto. Poi vieni qua. Perfetto. Quindi questo, ok, d'accordo. Con questo penso che ci possiamo risentire domani eventualmente. Guardi, noi saremmo prontissimi a chiamare, ad essere anche presenti sul posto domani, quindi questo senza ombra di dubbio. La ringrazio per la sua disponibilità. Lei è la dottoressa? Dottoressa? Pronto? Pronto? Non ci sono i responsabili all'interno dell'ospedale, tanti uffici sono chiusi e cambia ditta, proprio la ditta
che si occupa di fornire il vitto, di sporzionare e fornire il vitto ai malati dell'ospedale San Camillo. Loro sono gli operatori che da anni lavorano in questo ospedale e che con il subentro della nuova ditta accusano tagli addirittura del 40% alle loro ore lavorative. Oggi, da un giorno all'altro, loro vengono al lavoro, non li fanno attaccare, non sono in turno e al posto loro ci sono nuove persone. Sono tanti anni che loro lavorano nell'ospedale. Quanti anni sono che lavori qui? Io sono 11 anni. Tu, ma lui è il responsabile sindacale. Ora ci facciamo raccontare bene qual è la situazione. Naturalmente noi non li molliamo, siamo con loro. Abbiamo appena parlato con il direttore sanitario che non era a conoscenza del fatto che oggi c'era il subentro di una nuova ditta. Quindi la direzione sanitaria dell'ospedale non sa cosa accade all'interno dell'ospedale. Addirittura abbiamo parlato con delle persone che ci hanno riferito che oggi la colazione, invece che alle 7.30, è passata alle 9. Quindi il primo giorno di lavoro già ci sono dei ritardi eclatanti e dei disagi importanti proprio nei riguardi dei malati, che dovrebbero essere i primi tutelati all'interno di un ospedale. Facciamoci raccontare da Marco qual è la situazione tecnica del cambio, del passaggio da una ditta all'altra. Noi abbiamo avuto un cambio appalto che è stato già denunciato precedentemente, il fatto che venivano sicuramente a ledere i lavoratori e anche un servizio non è idoneo, in quanto tale anche la gara d'appalto è stata fatta che veniva a attaccare proprio i lavoratori. Infatti proprio oggi col cambio appalto vediamo tutto questo, vediamo un taglio del 30, 40, 50% dei lavoratori. È un servizio che è stato fatto in una certa maniera sulla carta, però sul piano lavorativo è totalmente diverso. Oggi ad esempio le colazioni sono state portate alle ore 8.40 all'interno del San Camillo, creando proprio un servizio. Ma intanto è vedere proprio che noi sono 20 anni che lavoriamo qua, 20 anni e percepiamo uno stipendio così irrisorio, neanche 1000 euro al mese, e ce l'hanno portato a 700. 600 sono padri di famiglia. Siamo padri di famiglia. Io parlo per me stesso, né senza sigla sindacale o cose varie. Parlo per me stesso. Io adesso a me mi hanno portato 700 euro e ho moglie e due figli. Io non so a che livelli possiamo andare. Noi ci sono delle categorie che tutelano, ad esempio, non meno di 1000 euro. Un detenuto che deve trovare lavoro non trova meno di 1200 euro, non gli possono fare un contratto. Da altre parti stranieri che vengono qua gli danno casa, lavoro, gli danno ogni tipo di sussistenza, io devo campare con 700 euro, meno un campo con 700 euro, io neanche sopravvivo con 700 euro, è questo che bisogna portare, come fai a fare una gara e a me da 1000 euro che io mi sono fatto sogni, ho fatto aspettative, noi fino alla scorsa settimana io stavo già a preparare un minimo di regalo per mia moglie che fa il compleanno, una, che ne so, una gita a prima risparmiare i soldi per quest'estate, perché devi risparmiare i soldi. Ma io adesso come faccio? Fino a una settimana avevo dei sogni, adesso sono finiti. Ci rendiamo conto, Marco sognava con 1000 euro al mese. Marco e tutti gli altri dipendenti dell'azienda che si occupa del vitto all'interno del San Camillo sognava con 1000 euro al mese, 1000 euro al mese, sappiamo tutti che chi viene dall'altra parte del mondo ad abusare dei diritti per i quali gli italiani onesti pagano le tasse guadagna molto di più. Non solo, oggi addirittura quelle 1000 euro gliele togliamo e tagliamo del 40%, arrivando addirittura a proporre contratti da fame di 700 euro al mese. Ecco, vogliamo chiarezza su questa situazione. Io, insieme a tutto il gruppo che mi segue, non molliamo i ragazzi del San Camillo. Domani saremo qui a manifestare, c'è un'autorizzazione chiesta dai rappresentanti dei lavoratori del San Camillo per manifestare di fronte all'entrata principale. Domani mattina dalle 9 saremo qui e pretenderemo un incontro formale con la dirigenza dell'ospedale, che dovrà darci tutte le spiegazioni del caso. E non li vogliamo. Non ci fermiamo finché non sarà ripristinato il vecchio contratto a ragazzi che da 20 anni si occupano di sporzionare e portare il vitto ai malati del San Camillo. Veramente la situazione è paradossale. Io mi trovo ogni giorno a combattere situazioni
che non bisognerebbe combattere perché dovrebbero essere la normalità. Garantire il lavoro a chi da 20 anni sta dentro un ospedale è la normalità. Tagliare del 40% le ore. A persone che in maniera... Non ci sono i responsabili all'interno dell'ospedale, tanti uffici sono chiusi e cambia ditta, proprio la ditta che si occupa di fornire il vitto, di sporzionare e fornire il vitto ai malati dell'ospedale San Camillo. Loro sono gli operatori che da anni lavorano in questo ospedale e che con il subentro della nuova ditta accusano tagli addirittura del 40% alle loro ore lavorative. Oggi, da un giorno all'altro, loro vengono al lavoro, non li fanno attaccare, non sono in turno e al posto loro ci sono nuove persone. Sono tanti anni che loro lavorano nell'ospedale. Quanti anni sono che lavori qui? Io sono 11 anni. Tu, ma lui è il responsabile sindacale, ora ci facciamo raccontare bene qual è la situazione. Naturalmente noi non li molliamo, siamo con loro, abbiamo appena parlato con il direttore sanitario che non era a conoscenza del fatto. La testa è dignità, noi non abbossiamo niente, io devo guardare in faccia mia figlia e dire che oggi ho combattuto per lei, non per me, ho combattuto per i miei figli, da 1000 euro a 600 euro, ma io che cazzo mi mangio? Come posso far guardare mia figlia che sta qua? Che gli dico? Io oggi l'ho portata per dirgli guarda che cazzo di quadre c'hai, c'hai un padre che lotta! Lotta per te, lotta! Sempre, donne delle pulizie che guadagnavano 600 euro a 350 euro, vengono a lavorare per 350 euro al mese, che poi queste ditte che vengono dall'estero, che se vai ai paesi loro meno di 10 euro non puoi lavorare, perché loro meno di 10 euro non fanno lavorare nessuno e noi lavoriamo a 7 euro l'ordine l'ora, 7 euro che se chiamate una donna delle pulizie gli dovete dare il minimo 10 euro, che straniera neanche ti ci viene a lavorare per 7 euro l'ordine. 7 euro l'orde l'ora, ma qualcuno la pagherà, perché noi ci siamo rotti i coglioni, di essere schiavi, alzate la testa, alzate tutti la testa, fanno i cambi appalto di sabato e di domenica loro, perché così almeno mettono paura ai lavoratori, è questo che fanno. Mentre io che non ho firmato mi spediscono il contratto tra settimane. Non potevano non firmare, no, aspettare almeno un giorno di lotta. Cazzo, un giorno di lotta vi ho chiesto. Un giorno solo di lotta e vi siete cagati sotto. Non ci avete manco le palle per pisciare. Non ci avete le palle per pisciare. Gracias.
Ma che c'è un genio a fare le gare d'appalto? I tagli, i risparmi, dobbiamo risparmiare. I tagli su miei figli stai a fare. Adesso stanno fatti i tagli del 40%. Quando che noi andiamo dal malato e gli tiriamo la roba addosso perché siamo contati con i minuti. Questo ci hanno dato, contare con i minuti la nostra vicinanza al malato. Vergogna, voi vi preoccupate del malato. Ma quale malato? Ma pensate solo ai soldi, al vostro Dio denaro. Questo ci avete come Dio, il vostro Dio denaro. E questo avete la vostra mercè. La vostra mercè sarà il vostro Dio denaro. Siamo pochi ma dobbiamo farci sentire, ragazzi, non bisogna far guardare soltanto quello che c'è al megafono, tutti quanti insieme dobbiamo strillare, dobbiamo far sentire le nostre voci, dobbiamo far capire a tutti quanti che siamo qui per protestare una cosa giusta, una cosa vera, una cosa seria. Rispetto! Niente abbastanti, tagliano, fanno le gare al massimo ribasso e questi sono i risultati. Noi lo viviamo tutti i giorni, a fianco dei lavoratori. È ora di dire basta, occupiamo, facciamo un bordello, dobbiamo fare casino, dobbiamo far sì che questa gente si scenda e venga a parlare con noi e ci dica che cosa hanno deciso. Non è più fattibile, ragazzi, la voce! Alza questa voce! Forza lì! Siete abbastanza da non scendere, ci devo dare le spiegazioni! Come è basata questa gara d'appalto? Qui ci sono i malati, la gente, i soldi sono i nostri, vengono spesi male e peggio. I malati devono avere quello che avevano fino a ieri, un rispetto, l'orario ben servito, i pasti. E oggi come faranno col 40% di ribasso a coprire tutto il servizio? Stiamo alla fame! Forza ragazzi, facciamoci sentire e urliamo tutti insieme! Dobbiamo lottare! Lottiamo! 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 Lamentando il fatto che è sotto gli occhi di tutti che quando c'è da tagliare i primi tagli vengono fatti sempre e soltanto nell'area più debole della società e vengono tagliati i posti di lavoro all'interno degli ospedali, vengono chiusi i reparti, vengono chiusi ospedali a vantaggio di chi lo sappiamo benissimo e siamo qui a San Camillo. Bravo! E siamo al San Camillo, dove poco fa il papà di una bellissima bambina si è messo a piangere
regalo per il compleanno di sua figlia, perché qualcuno ha deciso di tagliare il 40% delle sue ore lavorative. Sento dire dalla maggior parte delle persone che sono qui che non siamo molti. Bene, io vi dico che non importa quanti siamo, ma importa come siamo. Perché ogni rivoluzione parte da un primo passo che voi avete avuto il coraggio di fare. E guardate che quando inizia il moto di una rivoluzione è un moto che non si può fermare. Io sento parlare qualcuno che dovrebbe ben consigliare i lavoratori, che dovrebbe tutelare i lavoratori, facendo dichiarazioni anche pubbliche, annunciando rivoluzioni culturali, quando qui ci sono padri di famiglia che rischiano di non portare più da mangiare i loro figli. Ma quali rivoluzioni culturali? Ma quali rivoluzioni culturali? Qua servono stipendi dignitosi, qua servono aziende controllate. Ma dov'è? Dov'è chi avrebbe dovuto controllare e regolare il svolgimento di questo cambio aziendale? Ma come possiamo permettere che padri di famiglia che già guadagnano una miseria, 1.000 euro al mese, ne arrivino a guadagnare addirittura 600 o 700 nella totale indifferenza di chi avrebbe dovuto vigilare e prendere provvedimenti? Beh, questa volta avete fatto male i vostri conti, questa volta avete fatto male i vostri conti, signori miei, perché questi ragazzi si sono organizzati, si sono incazzati e si sono organizzati con gli strumenti giusti, agendo in maniera chirurgica, agendo nell'assoluta legalità, perché la legalità può essere uno strumento devastante se applicata nel modo giusto. Otterranno quello che devono ottenere, cioè il ripristino del vecchio contratto di lavoro. Abbiamo chiesto e stiamo per richiedere formalmente un incontro con la direzione dell'ospedale San Camillo per trattare direttamente con loro la situazione di questi lavoratori che, vi ricordo, si occupano di un settore fondamentale per il corretto funzionamento di un ospedale pubblico. Si occupano del cibo. Loro toccano e sporzionano quel cibo che finisce sui letti dei malati ogni giorno ed è un lavoro che richiede competenza ed esperienza. E loro hanno competenza e hanno esperienza. Ma non vogliamo finché non verremo convocati e finché una delegazione non salirà a parlare con i responsabili dell'ospedale. Ricordate che è soltanto questione di tempo. Questa è un'altra battaglia che vinceremo, insieme a tutte le altre che abbiamo già vinto, a tutte quelle che andremo a vincere. Ed è il primo passo verso la riconquista di ciò che è nostro, di ciò che è nostro, perché chi parla, e lo ripeto e non stancherò mai di dirlo, di circostanze che con l'Italia oggi non c'entrano nulla, spostando il focus dai problemi reali che sono questi, sono i papà che non portano da mangiare i loro figli, sono i papà che non hanno accesso a una casa popolare perché le graduatorie le stila chi con l'Italia non c'entra nulla, sono i papà che prendono la dignità e che sempre più presto vivono in macchina.
Bisogna guardare al nemico che non è più dall'altra parte, ma troppo spesso in casa nostra, e noi siamo disposti a lottare senza paura. Siamo disposti a lottare senza indietreggiare e siamo disposti a lottare anche senza pietà per riprenderci ciò che è nostro e ce lo riprendiamo. Non ci tutti insieme! Mai. Viva l'Italia! Non ci piegherete mai! Viva non ci piegherete mai! Non viva ci l'Italia. Piegherete! Lascio la parola a Marco! Questa è l'Italia, questi sono gli italiani, pochi ma che alzano la testa contro i tagli, loro la chiamano i tagli, la spending review, ce lo spride, ma che cazzo state a dire, noi siamo gente, siamo uomini, voi vi preoccupate più degli altri che di noi. Voi con 2.000 euro al mese ci portate a 700 euro al mese. Io ho moglie, due figli, un mutuo di 500 euro al mese. Ma che cazzo gli do da mangiare a mia figlia? Vieni qua. Questa qua è mia figlia, sì, mia figlia. Io fino a poco tempo fa, ma vi parlo della prossima, questa settimana, avevo dei sogni, avevo delle cose, mi ero programmato una vita. Mi ero programmato dei studi per lei, adesso da 1.700 euro, ma che cazzo mi programmo? Mi programmo a mangiare la merda, è questo che voi volete, ma io non abbasserò mai la testa, io e tutti quelli che con me hanno creduto, non abbasseremo mai la testa, non ci piegherete mai, non ci piegherete mai! Io non vi dico la commozione che provo in questo momento, vedere un padre di famiglia che viene affamato perché qualcuno ha pensato bene di tagliare qualcosa che è necessario, portare il pasto alla gente che sta male dentro un ospedale pubblico. Questa è una direzione sanitaria che dovrebbe capire di farla finita di andare sui giornali tutti i giorni e deve capire anche che questo ospedale è il più grande ospedale d'Italia. Quindi ragazzi, questo è uno scempio che non può essere ammesso in nessun modo. Quindi noi siamo pochi, è vero, ma facciamo sentire le nostre voci e quando noi diciamo basta, riusciamo a garantire tutto quanto al papà di prima. E questo padre dovrà permettersi di poter mandare a scuola sua figlia come lo fate tutti voi e come lo fa qualcuno che neanche ha il diritto di poterlo fare. Quindi oggi siamo qui e facciamoci sentire, ragazzi, tutti quanti insieme, dai, alziamo le voci. Non ci piegherete mai, non ci piegherete mai, non ci piegherete mai, non ci piegherete mai, non ci piegherete mai. Ed ora andremo a parlare direttamente con chi ci creerà un filo diretto con la direzione dell'ospedale per chiedere un incontro che deve essere immediato. E non deve essere soltanto un incontro interlocutorio, ma deve essere un incontro nel quale escono soluzioni. Altrimenti sono certo che questi padri di famiglia non indietreranno di un passo a noi con loro, fino alla fine! Dai, yeah! Perché ci sta dando una mano e ci ha dato una mano anche su questa cosa qua, che hanno denunciato quello che realmente questa mattina ci hanno fatto, questa mattina che ieri ci hanno fatto. Ci hanno fatto un taglio del 40-50%. Cioè, padri noi di famiglia, 12 persone, 10 persone che state, lavoriamo a 1.000 euro al mese, ci hanno messo a 28 ore settimanale. Ciò significa che noi andiamo a prendere 650 euro. Siamo tutti padri di famiglia, io ho moglie, due figli e un mutuo di 500 euro al mese. Cosa dobbiamo fare? Cosa facciamo adesso? E io ti ringrazio davanti a tutti, a voi, a Simone, a Federico, che stavate, ci avete sopportato e comunque avete denunciato prima questa cosa.
perché gli altri non hanno fatto assolutamente niente. Noi lo sapevamo, andatevi a prendere l'intero interrogazione regionale che ha fatto il consigliere Vini e la risposta dell'assessore. Noi ci preoccupiamo di due parametri: il servizio e lo scopo sociale. Lo scopo sociale, il servizio. Questa qua è una gara che mo il consigliere e tutti quanti andranno a denunciare. È una gara che ha cambiato l'offerta, perché è partita con un minimo di anni tot con capitolato. Non è stata chiusa questa gara. Ho bisogno di due persone con forza. Due persone sole. Quindi andiamo ma. Sì. Tre persone vengono dalla direzione. Ci stiamo aspettando. Il direttore generale. Valenzia. Io parlo solo con il direttore generale. Perfetto, non interessa che vi aiutate? No, non è che interessa. Io ho parlato con il direttore d'Alba venerdì. E lei, il direttore d'Alba, adesso non può parlare perché non c'è. Io parlerò con il direttore d'Alba appena mi riceverà. Quindi con Valenzia non vi interessa essere ricevuti? Sì, parlo con il direttore generale. Dobbiamo rifiutare, ragazzi? Andiamo prima con Valenzia. Io ho parlato venerdì con il direttore d'Alba e non c'è. Altri interlocutori, sinceramente, preso in giro, ma potete decisione. Non mi sono parlato con Banzio, non c'è risultato. Però voi andate, la sentite le convocazione a firmare il nuovo contratto, con l'intercessione loro, convocazione con nome e cognome che abbiamo lasciato, in maniera che... Ti chiamano, può essere voi che ti telefonano, però ti chiamano. Chi vi ha portato, raga? È tutto merito mio! È vero! Oh, una cena ci vuole, ragazzi! Grande! Domani c'è un più. Quindi domani stiamo tranquilli a casa. Dai, ragazzi. Ti sta bocca. Ma lei chi ha portato? E lei è Shanana, che le palle che c'è fuori. Ragazza che lei senza di lei io sarei nulla. Shanana Grinta che vai competenze tecniche, anzi sono le sue. Ti giuro, basta rilassi, cioè non me lo sono mangiato. Grazie signore. Grazie. Minimo. Ma per lavorare, perché abbiamo cura del malato. Allora sì, è cambiato l'appalto della mensa, i lavoratori sono rimasti proprio. Ma intanto è vedere proprio che noi sono vent'anni. Questo è stato ripassato. Io mi sposto, non c'è problema.